Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilar News. Oggi andiamo insieme alla scoperta di un filato che ha fatto la storia dei prodotti di Tessiland, un filato in mistolana amatissimo. Ma prima di svelarvi di più vi lascio una piccola clip. Il filato di cui stiamo parlando è uno stoppino in mistolana, quindi il berry. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. Ecco qui il nostro fantastico gomitolo di berry, un formato da 100 grammi composto al 30% da lana e 70% acrilico. La lunghezza è di 150 metri all'incirca, mentre invece per la lavorazione ai ferri consigliamo i ferri tra il 6 e l'8, mentre gli uncinetti tra il 5 e il 7. Come vediamo, si presenta come un filato molto morbido sicuramente, ma allo stesso tempo anche molto vaporoso. Si tratta infatti di uno stoppino che subisce quindi questo trattamento al vapore che ne ravviva e ne rigonfia le fibre. In merito alla manutenzione, consigliamo un lavaggio a mano con acqua che non superi i 30 gradi. Consigliamo un sapone neutro e che sia adatto alla lana. Quindi sconsigliato il candeggio ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene. Consigliamo di non stenderlo, ma di farlo asciugare su un ripiano e che sia lontano da fonti di calore, possibilmente dopo aver tamponato l'eccesso d'acqua con magari un asciugamano. È possibile stirare i capi ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Tutte queste piccole accortezze vi saranno d'aiuto per mantenere al meglio il vostro capo nel tempo. Passiamo ora a scoprire tutte le colorazioni in cui è disponibile il nostro berry. Partiamo dalle sfumature del blu. Quindi abbiamo il blu, il celeste, il bluette, il jeans, il polvere e l'avio. Passiamo ora ai colori caldi. Iniziamo con il senape, il deserto, il rosso, bordeaux, beige e coccio. Passiamo ora a questa bellissima distesa di colori vivaci. Iniziamo con il magenta, il turchese, il rosa, il lavanda, il giallo e il cipria. Ora delle tonalità un po' più scure, quindi il nero, antracite, perla, grigio, bottiglia e verde. E per concludere il panna, il bianco ed il glicine. Come abbiamo visto, quindi un'infinità di colori che vi permetterà di creare altrettante creazioni. Il berry si presta alla realizzazione dei capi più disparati, quindi dai cardigan. Abbiamo visto Bruna che ha creato un fantastico gilet. E non dimentichiamo gli accessori. Con il berry potrete creare dei caldi cappellini o delle avvolgenti sciarpe, caldi come lo scaldacollo che ha creato ad esempio Kao nel suo tutorial. Ma lo abbiamo visto addirittura essere utilizzato per la creazione di borse dal sapore invernale. In tutte le creazioni in cui l'abbiamo visto all'opera, la sua morbidezza, il suo volume, la sua delicatezza restano certamente i suoi punti di forza. Cosa aspettate quindi? A scegliere il vostro colore preferito e iniziare a creare il vostro progetto caldo e avvolgente. Io vi aspetto al prossimo Tessilar News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, quindi il gruppo ufficiale Tessiland e la pagina Facebook Meglio di Maglia, dove condividere con noi tutte le vostre creazioni. Ma vi ricordo anche Instagram, TikTok, Pinterest e il nostro blog con tantissime curiosità. Al prossimo Tessilar News, ciao!